Ciao a tutti. In questo video vorrei parlare di un argomento pesante, complesso, spinoso, qual è quello dell'eutanasia. In Italia non c'è ancora una legge che regoli la materia. Partiamo dalla Bibbia. La Bibbia in Siracide, nel libro del Siracide, nel paragrafo 30, versetto 17, dice: meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica. Beh, come si possono interpretare queste parole in relazione al no assoluto della Chiesa a praticare l'eutanasia? Pensiamo ai casi estremi come quello di Eluana Englaro e quello di Piergiorgio Welby. Dicono che la Bibbia sia la parola di Dio. Come interpretare queste parole del Siracide? Meglio la morte che una vita amara, il riposo eterno che una malattia cronica. Potrebbe essere un richiamo all'eutanasia, ma la Chiesa non si esprime. La Chiesa che celebrò i funerali di Pinochet, dittatore cileno, accusato di tanti omicidi, e che vergognosamente negò il funerale al povero Pier Giorgio Welby, che fece richiesta di poter morire in pace perché voleva smetterla di soffrire, e fu accontentato. Ma la Chiesa lo ritenne indegno dei funerali. Come dico sempre, la Chiesa spesso è distante dalla figura amorevole e caritatevole di Gesù, troppo dogmatica, troppo rigida, su questioni come quello, come su questioni come quella della sofferenza estrema. La Chiesa dice no assoluto. Invece io credo che la persona debba poter decidere. La sofferenza alimentata dalle macchine credo sia la cosa più orrenda che possa esistere. È orribile pensare a come la Chiesa si arroghi il diritto di poter disporre della vita altrui, imponendo la vita a ogni costo. Io sono di quelli che crede che sia un diritto che debba essere rispettato, quello all'autodeterminazione. Questo concetto comparve la prima volta durante le lotte femministe, quale strumento di rivendicazione del diritto della donna di scegliere circa le questioni della sessualità, in particolare riferimento all'aborto, negli anni 70. Molta gente ormai ritiene indispensabile che in Italia venga appunto approvata una legge sul testamento biologico. La questione del testamento biologico, dalla morte di Eluana Englaro, però, sembra essere caduta di nuovo nel dimenticatoio. E questo è inaudito. Già nell'articolo 32 della Costituzione italiana è stabilito che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Nel 2009 il Parlamento tedesco ha approvato la legge sul testamento biologico, che impone ai medici di applicare alla lettera l'ultimo desiderio del paziente. La cosa certa è che se la vita non è a disposizione di nessuno, non è neanche a disposizione della Chiesa. E poi, se esistono i laici, non vedo perché questi debbano fare ciò che dice la Chiesa. Se i cattolici non si dividessero fra chierici e laici, allora sarebbe giusto che tutti facessero ciò che dice la Chiesa. Ma se ci sono i laici, ci vogliono leggi che regolino la vita dei laici. Sulla divisione clero-laicato ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia.
La Chiesa vuole dettare legge, ma ormai credo che debba cercare di capire i problemi, davvero i problemi delle persone, debba cercare di avvicinarsi, scendere fra le persone, andare fra le persone e fornire risposte che vadano oltre il semplice no, il semplice odioso no. Poi alla fin dei conti, se sei cattolico, obbedisci alla Chiesa, se sei laico, della Chiesa non dovrebbe importarti niente. Ed invece chi è laico, deve sottostare anche egli alle leggi della Chiesa, ciò che dice la Chiesa. Poi io non ho mai capito laico cosa significa. Significa che sei ateo, che sei cattolico non praticante, che sei credente in Dio ma che non professi alcuna religione. E poi che significa essere cattolico non praticante? O sei cattolico o non lo sei. E che significa essere laico ed essere cattolico? O sei l'uno o sei l'altro. Circa il caso di Eluana Englaro. Molti erano per la sua vita, per la vita. Non volevano che si staccasse la spina. E io mi chiedo, ma quanti di quelli pro vita andavano a trovare Eluana e a parlarle quando era distesa ancora sul letto? E quanti di quelli che sono pro vita, che dicono la vita ad ogni costo, accudiscono i malati e sanno cosa significhi. Quando si è malati, sono pochissime le persone che si prestano ad atti di cortesia, affetto e di attenzione. È davvero terribile pensare a quanta gente ci sia negli ospedali e in altri posti che soffre ogni giorno. E che non conosce feste, non conosce Natale, non conosce compleanni. Alla sofferenza non c'è riposo, non c'è vacanza, non c'è il giorno di festa. È un continuo penare fino a quando o guarisci oppure muori. Il cristianesimo dice che la morte è un nemico. Ma io dico che questa affermazione è relativa, è inesatta più che relativa, perché alcune volte la morte è un'amica, che invochi giorno e notte affinché venga a liberarti dai patimenti estremi, perché spesse volte la sofferenza è davvero estrema. Ed è da cinici e arroganti voler tenere una persona ad agonizzare in un letto fino all'ultimo respiro. Io ho visto mia nonna agonizzare le ultime ore prima di morire ed è una cosa orribile, davvero orribile. Ti senti impotente, mostruosamente impotente. Perché vorresti fare qualcosa, ma cosa? Cosa quando non c'è più niente da fare? Ci sono situazioni in cui non si può fare più niente. E qui credo che debba subentrare il buon cuore. Io la vedo così e non me ne vergogno. Io credo che qui, quando non c'è da fare più niente, debba subentrare il buon cuore. Di dare alla persona un qualcosa che la faccia addormentare dolcemente per sempre. Perché se quella persona muore oggi o muore da sola, diciamo naturalmente, muore naturalmente fra 2 giorni, cosa cambia? Avrà sofferto, avrà patito
le pene dell'inferno per altri 2 giorni, per altri 2 giorni di vita. Cos'è cambiato? Cosa cambiano quei 2 giorni di vita in più? Questo è il mio punto di vista e me ne assumo le mie responsabilità di fronte a Dio. Io me le assumo le mie responsabilità, ma gli altri se le assumono. Oppure dicono lasciatelo crepare, è Dio che lo vuole. Cosa possiamo fare noi se tutto ciò che c'era da fare lo abbiamo fatto? Adesso tocca a Dio fare la sua parte. Se Dio vuole che crepi nel suo letto, è il suo volere. Davvero è il volere di Dio? Credo che questo sia un atteggiamento da Ponzio Pilato che si lavò le mani. Beh, abbiamo fatto tutto, adesso non c'è più niente da fare, io non so che dire, io non mi pronuncio, me ne lavo le mani. Quanti di quelli che inneggiano alla vita assistono chi soffre o comunque cercano in tutti i modi di essere utili? E quanti dicono evviva la vita? E viva la vita a ogni costo, anche a costo di crepare di dolore. E loro se ne stanno sulla spiaggia a prendere il sole. Rendetevi conto prima di parlare, rendetevi utili. Troppo facile dire no a tutto, dire no all'aborto, no all'eutanasia, no alla contraccezione, no all'educazione sessuale nelle scuole. Mi riferisco in particolare alla Chiesa. Io questi no li definisco no lavamani, no lavamani, come Ponzio Pilato. Sono no abominevoli. Se le religioni non sanno più dare risposte, tacessero, oppure si rimodernassero, senza attribuire a Dio la responsabilità di tanta austerità che non aiuta nessuno. La gente brancola nel buio, non ha più punti di riferimento e le religioni hanno il dovere di fornire risposte al passo con i tempi, altrimenti lasciassero fare alle leggi statali e non si intromettessero più nella vita delle persone. È orribile poi che uno Stato come l'Italia sia ancora sprovvisto di una regolamentazione circa il testamento biologico e l'eutanasia. Ed è orribile che la Chiesa non faccia altro che dire no, no assoluto, anche ai casi estremi come quello della Englaro o di Pier Giorgio Welby. È normale che la gente sia impacciata su argomenti delicatissimi che non vengono mai affrontati né tantomeno regolamentati. Non ci sono più linee guida soddisfacenti perché Stato e Chiesa su molti argomenti fanno la guerra, si fanno la guerra e la gente non sa da che parte andare. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda gli omosessuali, la possibilità, la giustezza del fatto se una coppia di omosessuali possa adottare dei figli in Italia. Nessuno si pronuncia, la Chiesa neanche a parlarne. Lo Stato italiano ci arriverà fra 20 anni e intanto le persone che devono fare, cosa devono fare, fanno da sé. E quindi alla fin dei conti è meglio darle delle risposte, è meglio fare delle leggi in materia, se poi le persone comunque fanno da sé. Qualcuno dirà che i no assoluti sono una risposta, ma il problema è che occorre giustificare per bene alla gente il perché del no e quali sono gli inconvenienti di trasgredire quel no. Non bisogna dire solo no e basta, bisogna anche spiegare, informare la gente. Giustificare certe risposte. Non possiamo dire no e basta, come se i problemi,
come se i problemi non esistessero, come se certi problemi non esistessero, come se certi problemi non dovessero avere mai, mai né dibattito né risposta. Io ve l'ho detto come la penso. Io ho tentato di spiegare il mio punto di vista. Vorrei che lo facesse anche lo Stato, che lo facesse anche la Chiesa, su argomenti dedicati, devono esprimersi. Grazie per avermi ascoltato. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.